Buongiorno, 22 ottobre 2007. Parliamo di lavoro. Modifiche alle norme sulle dimissioni volontarie. L'Aula del Senato, nella seduta del 25 settembre, ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera. Obiettivo del provvedimento è quello di eliminare la prassi, purtroppo non infrequente, delle false dimissioni, cioè delle dimissioni in bianco fatte sottoscrivere al lavoratore o alla lavoratrice al momento dell'assunzione. La legge introduce l'obbligo di consegnare dimissioni su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego. I moduli che avranno una validità, attenzione, solo di 15 giorni, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione del lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia del contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Pertanto questo è stato approvato come disegno di legge e poi sarà poi il Parlamento ad approvarlo. Potete trovare il dossier sul lavoro, modifica le norme sulle dimissioni volontarie nella banca dati di aiuto. Arrivederci.